Siamo qua come ogni due anni presso la Biennale della Macchina Utensile, perché il settore della macchina utensile è per noi molto importante. È un settore fuori dall'area automotive, quindi che è in crescita in Italia del 20% nei primi sei mesi di quest'anno. Quindi è per noi molto importante essere presenti qui e far vedere ai nostri clienti le novità nell'ambito della collaborazione uomo-macchina e nell'ambito dell'applicazione del robot alla macchina utensile. Quindi noi portiamo quest'anno tre applicazioni molto interessanti da questo punto di vista. Abbiamo un'applicazione molto classica in cui un robot carica e scarica il particolare dalla macchina utensile. La cosa interessante è che il robot viene controllato attraverso il controllo numerico Siemens, che controlla la macchina utensile in un linguaggio che è familiare all'operatore, quindi l'operatore si trova in un ambiente in cui non ha bisogno di imparare cose nuove e può utilizzare la sua conoscenza della macchina utensile per muovere il robot. Questo è un vantaggio sicuramente per chi opera sulla macchina utensile. E qui abbiamo una collaborazione con la MCM. Poi abbiamo due robot collaborativi che mostrano la capacità di interazione con l'uomo senza protezioni, in tutta sicurezza. Quindi abbiamo un'applicazione di un piccolo assemblaggio di un componente elettronico in cui l'operatore muove il robot e può caricare e fare delle operazioni di spalmatura sulla parte in questione. Nonché un'applicazione di additive manufacturing in cui il robot è in grado di replicare un oggetto tridimensionale apportando a strati successivi un materiale di apporto, che in questo caso è una plastica che viene fusa e distribuita in maniera da formare una turbina, una piccola turbina di plastica. Questa è una cosa nuova che è collaterale al mondo della macchina utensile, ma che fa vedere in quanti tipi di applicazione nuova ci possono essere con le nuove tecnologie. Tra l'altro, in Italia l'anno prossimo avremo un interessante programma di incentivi fiscali per l'industria 4.0 e quindi ci proponiamo come uno degli attori principali per aiutare i nostri clienti in questa direzione. Flessibilità è una parola chiave, è una parola che dovrebbe servire per dare impulso agli investimenti l'anno prossimo in Italia e nel mondo, e quindi con robot collaborativi, industria 4.0, Internet of Things, crediamo di poter dare un grosso aiuto a tutta la nostra clientela e di integrare cose nuove in un mondo tradizionale che è quello della macchina utensile. Orange Intelligenz.